charge up and you know, off them. Da qui telecomandiamo tutto il traffico ferroviario da Chiasso per il momento fino ad Acceo, Luino locale compreso. In un prossimo futuro, ci troviamo adesso in questa zona che è il settore, che sarà il settore Gottardo, sarà attivo una parte già a partire da luglio, quando prenderemo il telecomando della stazione di Goldau, o almeno fino la tratta fino a Goldau. Per il momento c'è dal 14 luglio sarà in esercizio il telecomando, quindi il comando a distanza della stazione di Arcolau. Cosa facciamo qui? Principalmente dobbiamo assicurare una circolazione dei treni puntuale, la puntualità è il nostro obiettivo, e la sicurezza ovviamente del treno, dipende anche da noi, da questa centrale. Sono raggruppati più funzioni in questa sala ed è un po' la novità, questo è il punto principale. Abbiamo principalmente quattro funzioni. Ci sono dei collaboratori che hanno una visione globale, generale, di tutta la circolazione treni. Loro prendono le decisioni, decidono sulle coincidenze, decidono sulle precedenze, gli incroci dei treni quando il binario è unico, e poi comunicano la loro decisione ai responsabili della circolazione. Loro sono i responsabili della sicurezza. Loro girano gli scambi e utilizzano i segnali che sono paragonabili ai semafori stradali, rosso e verde, che danno dei segnali al macchinista. Quindi il macchinista poi all'esterno sa dove deve andare e fino a dove può circolare. La terza funzione, che è anche comunque molto importante, è l'informazione alla clientela. Anche quella viene gestita tutta da questa sala. Tutte le stazioni a noi adibite, quindi da Chiasso fino al futuro Hirschfeld, saranno gestite, l'informazione sarà gestita da questa sala. La quarta e ultima, ma non per importanza naturalmente, funzione è la funzione di sorveglianza della rete elettrica, quindi anche la corrente elettrica dei treni viene gestita da questa sala, e la sorveglianza degli impianti elettronici. Tutti gli impianti sono sorvegliati da un sistema, quindi i guasti, gli allarmi per eventuali incendi in sale operative, eccetera, viene tutto gestito da questa sala. Quindi il vantaggio è mettere assieme tutte queste quattro funzioni in una sala unica, abbiamo più velocità, più precisione nell'informazione alla clientela e naturalmente siamo più veloci in caso di una, noi la chiamiamo perturbazione, può essere un guasto, potrebbe essere un incidente, viene gestito tutto da una sala sola e quindi le informazioni sono più veloci. Avremmo anche contatto con polizia, pompieri e ambulanze in caso di incidente o grosso evento, anche quello viene gestito tutto da qua. Ci sono delle sale che saranno adibite al sesto piano proprio per gestire queste emergenze. Un altro punto importante che sarà per noi sicuramente nel 2016 la cosa più importante per la Svizzera, l'apertura della galleria di base del San Gottardo. Anche quella sarà gestita da qua. Quando entrerà in funzione, la postazione che vediamo qui davanti a noi, quando entrerà in funzione questa, ci sarà un'ulteriore funzione in questa sala. Quindi non saranno più quattro, ma saranno cinque funzioni, che sarà la funzione di sorveglianza vera e propria della galleria. Si sorveglieranno tutti i sistemi di allarme, tutti i sistemi di porte stagne, tutti i sistemi di illuminazione e areazione dalla galleria. E quello tutto veramente da questa sala. Abbiamo ancora dei colleghi di Altrans che lavorano in questo piano e stanno svolgendo delle corse centrali di una zona simile ma più piccola qui a Pollegio. È praticamente tutto il gruppo che vedete là operativo e tutti i settori amministrativi che lavorano. Sono rappresentati tutti i sistemi che utilizziamo noi.
Questi qui al centro, che vedete con tutti quei colori rossi e verdi, che è la più bella da vedere, è l'impianto di sicurezza. Con questi video noi garantiamo la sicurezza dei treni. Qui vengono gestiti gli scambi, i segnali. È tutto programmato. All'inizio dell'anno viene inserita in una banca dati i dati dei treni. I treni vengono registrati in una banca dati, che è quel video lì in alto a sinistra. Ogni treno è registrato con il percorso che deve percorrere, quindi ogni binario che percorre questo treno è registrato in questa banca dati e automaticamente l'impianto prepara la strada, quindi apre i semafori per il treno. Quello che deve fare l'operatore ovviamente è un compito di sorveglianza. Non sempre funziona tutto come pianificato secondo orario. Ci sono gli orari a sinistra e le fermate che stanno in tutte le stazioni. Mentre le righe rosse. Di qua può telecomandare anche lui i diversi interruttori, può per esempio disinserire un binario, togliere la corrente da un binario per fare dei lavori piuttosto che delle revisioni o dei guasti. Ha anche la possibilità, se c'è un guasto, per esempio un cortocircuito, lui ha la possibilità di identificare esattamente dove questo, con un sistema di ricerca, può vedere dove è il problema e quindi ha il contatto con le persone che poi lavorano all'esterno, i servizi tecnici che poi risolvono i problemi. Può essere un caso di guasto, un impianto di sicurezza, oppure un allarme in un locale tecnico. È tutto centralizzato qui e da qui partono gli allarmi al servizio tecnico che poi può intervenire. La sala che vedete lì nell'acquario dietro i vetri è una sala di istruzione, c'è un simulatore, lì formiamo il nostro personale e in caso di bisogno di incidente grosso nella galleria del Gottardo qui sarà la postazione del responsabile dell'intervento all'interno. Sì, scusa, sono ancora io. Davanti al regionale, giusto. Grazie a te, ciao. Sì, ciao Pollegio. Ciao, sei a Castello Binario 52, vero? Ecco, dovresti tirare avanti come manovra che ti fanno percorso in seconda. Così quello in terza va dentro 52 e poi gli vai contro. Va bene, perfetto. Sì, sì, stanno già aprendo. Sì, sì, sì. Perfetto, grazie mille, ciao ciao. 34.000 è pronto? Sì, è pronto. Tozzi e 60, cari. Perché che era stazione? Che era il 160 che deve risalire per la sua stazione. Allora adesso sta facendo la manovra perché sono già di due spole, poi appena loro si sono agganciati in 52 sta mandando. Manda Pollegio. Ciao. No, l'era perché avevo arrivare in target lì. Scambio 13 da sbarrare il ventolare un attimino. Sempre in questa posizione comunque. No, sì, ne. Ma appena l'ho riapposta ne. Grazie, ciao. Guarda che si compie, manda via con tanto di questo che ha. Ciao ciao.
Het is maar een passeren. Maar je de verspreiding is genereerd van het systeem. Ja. Het zoeksnummer, het zoek wordt opgenomen door de reis. En dan heb ik de tijd om te zien daar in dit beeld aangeven. Dat wordt dan ook overdraaid over het systeem. Dat is een verspreiding. Dat is een de Bahnhof. Ja, zum Beispiel jetzt haben wir da so eine S-Bahn, der 25.60 oder der 13 Minuten. Una cosa molto importante dal piazzo fino alle spiagge rispettivamente se dopo appunto vogliamo togliere giù i giornalisti per fare le foto senza giornalisti qui veniamo su dopo andiamo magari giù al cammino Don't worry, bring it in, Mr. Caro. Contieni che attualmente sono le mie che sono state la maggior parte risulta ancora in questo colore magenta che è perturbato perché non è ancora messo in servizio. Noi infatti durante le borse di prove facciamo percorsi di treno e guardiamo come reagisce il sistema anche con i sistemi collegati di avviso, di management di evento, tutte quelle cose. Buongiorno, che la corrente di trazione, di quella che permette di viaggiare. Allora, praticamente la tecnica ferroviaria dispone di una corrente a 16.7 Hz, che è la corrente che viene utilizzata. Abbiamo la centrale di esercizio a Losanna, Sel, abbiamo quella al centro che è in costruzione a Olbia. Prego, accomodatevi pure. Qui abbiamo la C-Est che è all'aeroporto di Zurigo-Kloten e la nostra in cui ci troviamo adesso che copre l'esercizio della rete ferroviaria ticinese, ma non solo, come avete sentito ed conosciuto, anche quella specialmente del tunnel ferroviario del Gottardo. Quindi il progetto è concertato tra FFS e Caltrans. L'edificio consegue ad un concorso internazionale per gruppi di pianificazione interdisciplinari e questo è il periscopio, così è la definizione che il progetto scelto dalla giuria e rappresenta un elemento che fuoriesce dal territorio e ne definisce il luogo, la conformazione. Abbiamo prego. Due minuti che dobbiamo poi partire. Va bene. Struttura dell'edificio, quindi altezza 33 metri, tre piani di altezza, ha degli aggetti, vale a dire costruttivamente, ha degli sbalzi notevoli fino a 16 metri, ma questo non deve dare nessun problema perché è fondato con dei pali, abbiamo 34 pali di fondazione a 22 metri di profondità, 2,20 m, quindi dal profilo sicurezza ci sono tutti gli aspetti e tutte le basi per garantire la stabilità dell'edificio. Dal profilo energetico, è importante perché anche qui noi riutilizziamo il calore che viene emanato dai locali tecnici, quindi apparecchiature che, della tecnica ferroviaria che vengono rimesse, quindi servono all'edificio per riscaldare, quindi non abbiamo nessuna fonte energetica. Lui è sempre con me 24 ore su 24. Avevamo due in Ticino, sono rimasti solo io, ormai non è come stavo avendo. Adesso per la ferrovia sì. Thank you.